Buongiorno nell'amore del nostro Signore, oggi è il martedì 9 di febbraio del 2020. Io sono contento di poter essere qui con te perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Quest'oggi noi abbiamo una giornata importantissima perché è quando noi incominceremo la lettura del secondo libro della Bibbia, il libro di Esodo. Quindi non perdere nessuna puntata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, continueremo a leggere la parola del nostro Signore per scoprire il piano di Dio per Israele, che in effetti è un piano per benedire tutte le nazioni della terra. Scopriremo come Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, scopriremo quando il Signore ha dato la sua legge, la sua istruzione al suo popolo di Israele e sicuramente tu sarai riccamente edificato dalla parola di Dio. Oggi noi leggeremo tre capitoli, leggeremo il capitolo 1, capitolo 2 e capitolo 3 del libro di Esodo, quindi andiamo a leggere la parola del Signore. Esodo capitolo 1. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usciamo con prudenza, usiamo con prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele, così che essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e dei mattoni, e di ogni sorta di lavoro nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: «Quando assistirete le donne ebree nel tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, lasciatela vivere». Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi?» Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come gli egiziani, essi sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro, hanno partorito». Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: «Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine». Esodo capitolo 2. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi e lo spalmò di betume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canestro del fiume. Allora la sorella del bambino se ne stava in una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo.
La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canetto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino ed ecco il piccino piangeva e ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone rispose: va. E ella, la fanciulla, andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone, egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io ho tirato fuori dalle acque. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli. Notò il lavoro in cui erano gravati e vide un egiziano che percuoteva uno degli ebrei, suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì, vide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: perché percuoti tuo compagno? Quello rispose: chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse: certo, la cosa è nota. Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise seduto presso un pozzo. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Essi andarono al pozzo ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e abbeverare il gregge di loro padre. Ma sopraggiunsero i pastori e li scacciarono. Allora Mosè si alzò, prese le loro difese e li abbeverò il loro gregge. Quando esse giunsero da Reuel, loro padre, questi disse: come mai siete tornati così presto oggi? Esse risposero: un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori, per di più ci ha attinto l'acqua e ha abbeverato il gregge. Egli disse alle figlie: dov'è? Perché avete lasciato l'acqua e l'uomo? Chiamatelo, che venga a prendere del cibo. Mosè accettò di abitare da quell'uomo e gli diede a Mosè sua figlia Sefora. Ella partorì un figlio che Mosè chiamò Gerson, perché disse: abito in terra straniera. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Esodo capitolo 3. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il suo gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere quella grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo su quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio.
Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che si gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i cananei, gli ittiti, gli amorei, i ferisei, gli ivei, i gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo e i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che io sono e che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, di Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Va, raduna gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi è apparso, dicendo: certo, io vi ho visitati e ho visto quello che vi fanno in Egitto. E ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Ferisei, degli Ivei e dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Essi ubbidiranno alla tua voce e tu con gli anziani di Israele andrai dal re e gli direte: il Signore, il Dio degli Ebrei, ci è venuto incontro. Perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io estenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo a esso. Dopo questo vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani. E quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua coinquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, e così spoglierete gli egiziani. Parola del Signore. Quindi noi abbiamo letto la parola di Dio, ma ti invito domani a continuare con me. Ogni giorno, da lunedì al venerdì a mezzogiorno, leggiamo la parola di Dio insieme. Che il Signore possa benedire la tua vita. Metti un like, condividi, leggi, medita, lascia la parola di Dio trasformare il tuo cuore nel nome di Gesù.